Il potere economico è quello dei capitalisti, soprattutto i grandi capitalisti. La loro ricchezza si basa sul consumismo. Per questa ragione devono convincere la gente a consumare quanto più possibile, indipendentemente dalla reale utilità ed efficacia di questo consumo. Con gli spot pubblicitari, di cui la televisione è piena, essi agiscono a livello subliminale. Non importa che quello che si dice sia vero, è la sua ripetizione che alla fine lo farà accettare alla gente come verità. Anche il terzo potere, la Chiesa, le religioni, hanno sempre agito così. In passato a dire il vero è stato necessario anche punire i dissidenti, eliminarli, anche fisicamente. Ma oggi questo non è più necessario perché i dissidenti sono pochissimi ed isolati e non costituiscono più una minaccia, anche perché sono esclusi dai canali di comunicazione di massa, la TV stessa. Quindi la loro voce non va oltre i pochi metri attorno alla propria persona. La critica non alberga nella TV, non c'è posto per lei. Non si può dire mai una parola contro i tre poteri. Se qualcuno ci prova a farlo, viene tagliato durante il montaggio della trasmissione, se è in differita, e viene subito sminuito, allontanato, denigrato anche durante la diretta. In TV non ci potrà andare più se osa fare una cosa del genere. Non avere la televisione è un bene che si fa a se stessa, ai propri figli, anche al proprio portafoglio, perché in realtà tutta questa propaganda di regime, che regime, anche la democrazia è un regime, sono tutti uguali. Tutta questa pubblicità consumistica, siamo sempre noi che la paghiamo. Paghiamo per che cosa? Per essere ridotti a non avere voce in capitolo, per essere ridotti stato di stupidità e adorazione dei poteri più beceri che ci fregano con il sorriso. Questo non è intrattenimento, l'intrattenimento è un'altra cosa.